Abbiamo già detto degli 8 servizi che vi proporremo questa sera. È il momento dei risultati di calcio, iniziamo dal campionato di Serie D, mancherà il risultato dell'Avezzano ovviamente che gioca lunedì pomeriggio contro il Monticelli sul campo del Duca di Ascoli Piceno. Vediamo allora i risultati del campionato di Serie D, si è giocata la 7ª giornata, il girone F. Il primo risultato è quello che vede il successo esterno della San Benedettese sul campo della capolista Fano per 4-1 e ancora Castelfidardo Agnonese 2-1, Campobasso Fermana 1-0, Giulianova Jesina 3-2, Montegranaro Amiternina 3-1, Isernia Recanatese 1-1, Ammatelica San Nicolò a Tordino batte Matelica 1-0 e infine Vispesaro Chieti 0-0. Ripetiamo, l'Avezzano giocherà lunedì sul campo dell'Ascoli per affrontare il Monticelli. Si comincia alle ore 15 e andiamo a vedere la classifica con il successo sul campo del Fano. La San Benedettese ha raggiunto proprio il Fano, quota 16, a 13 punti c'è il Monticelli, San Nicolò a Tordino 12, Isernia 11, Campobasso, Castelfidardo, Chieti, Montegranaro e Matelica 10 punti, Fermana 9, Avezzano 8, Giulianova e Agnonese 7, Recanatese 6, Jesina e Vispesaro 5, chiude la Miternina con 3 punti. E adesso al campionato di eccellenza, qui c'è una stranezza, una particolarità, pensate che su 9 partite ben 7 sono terminate sull'1-1. Nessuna squadra ha vinto in casa, 2 vittorie esterne, quella dell'Alba e della Vastese, ma andiamo a vedere nel dettaglio, Capistrello Angolana 1-1, Celano Miglianico 1-1, Cupello Francavilla 1-1, Martinsicuro Morodoro 1-1, Montorio San Salvo 1-1, a Pineto Alba Adriatica batte Pineto 1-0, Torrese Paterno 1-1, Valdisangro San Buceto 1-1, a Montesilvano Vastese batte Montesilvano 3-0. Classifica più o meno immutata rispetto alla settimana scorsa, se si esclude il primo posto della Vastese, che comanda con 16 punti, Paterno 15, Miglianico 13, Alba Adriatica, Morrodore e San Salvo 12, Capistrello, Martinsicuro e Pineto 11, San Buceto 9, Angolana 8, Celano e Torrese 7, Cupello e Montorio 6, Francavilla 5, Valdisangro 4, Montesilvano ultimo a quota 0. Iniziamo la serie dei servizi, prima di vedere i resoconti sulle partite di calcio vi proponiamo un'intervista relativa all'Avezzano Calcio, l'ultimo allenamento, era presente ovviamente l'allenatore Lucarelli e con lui il presidente Paris. Antistadio dello stadio di Marzio, l'Avezzano effettua l'ultimo allenamento prima della partita contro il Monticelli, posticipata lunedì, siamo con Alessandro Lucarelli, una settimana importante per voi, siete reduci da una vittoria veramente preziosa contro la Fermana, che settimana è stata e che partita vi aspettate? Siamo reduci da 2 vittorie, comunque anche il passaggio di Coppa Italia che è importante anche per dare minuti a chi ha fatto di meno. E ci aspetta una partita difficile come tutte le partite in questo campionato, una squadra che sta facendo fino al momento ha fatto meglio di noi, anche se loro pure non erano accreditate, però ci sta sempre la sorpresa dell'inizio stagione e loro lo rappresentano fino a un certo punto. Adesso affrontiamo 3 partite veramente difficili, però allo stesso tempo contenti di affrontarle, perché Monticelli, Campobasso e Matelica, soprattutto Campobasso, che bisogna vedere la sua situazione dopo domenica sera, quello che succederà, perché se vince casomai si rimette in corsa, se perde cambia allenatore, quando c'è un cambio di allenatore almeno nella prima partita c'è sempre voglia di rivalsa, quindi sarà una partita complicata anche quella. E poi Matelica, che è una squadra secondo me una delle più forti insieme al Fano, però noi siamo consapevoli della nostra forza, stiamo prendendo fiducia, i ragazzi stanno lavorando bene, si impegnano tutti, hanno giocato praticamente tutti, quindi la rosa è stata utilizzata completamente dall'inizio della stagione, manca solo Verrelli che è in fase di recupero, e quindi noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. Una sorpresa in positivo il Monticelli, una sorpresa in negativo il Campobasso, te la senti di avallare questa mia ipotesi? Ma per il momento sì, la classifica dice quello, le squadre che hanno investito tanto tipo il Campobasso delle volte non riesce, allo stesso, ci sono delle situazioni, purtroppo ne vince solo una e ci sono diverse squadre che hanno investito tanto. Monticelli è una sorpresa relativamente, perché giocatori come Margarita, Galli e Petrucci non sono giocatori che sono scesi in Serie D e fanno una Serie D solo per farlo.
parla. Il Monticelli ha un ottimo assetto, un'ottima squadra, la conosciamo perché abbiamo studiato un pochettino le loro caratteristiche e sta dimostrando di valere sinceramente i punti che ha. Ha vinto 5-4 lì a San Benedetto, vinceva 5-2, 4-1, quindi il Sammetto ha trovato gol solo negli ultimi minuti, quindi è una squadra, una partita sicuramente da godere. Sono un po' preoccupato per il campo perché lì ad Ascoli domani sera ci sarà la partita Ascoli-Pescara, se il tempo è brutto non credo che lo possano sistemare, quindi potrebbe essere un danno per, diciamo, un pochettino per lo spettacolo. Sì. Chiudiamo con la Coppa Italia, vi tocca il Serpentara. Tu saprai, ricorderai che cosa è successo fra Serpentara e Paderno lo scorso anno in Eccellenza. Sì, io ho visto quella partita che giocarono in casa dove il Paderno fece una buona partita e vinse agevolmente, diciamo, contro questa squadra. Poi lì i playoff io li conosco abbastanza e sono sempre un po' così, alti e bassi. Lì hanno trovato poi un ambiente molto difficile, perché ci hanno raccontato che c'è stato un ambiente molto complicato, molto caldo e la partita leggermente falsata, però questa è un'altra storia, un altro tipo di situazione. Noi siamo l'Avezzano e possiamo andare tranquillamente a fare il risultato anche lì. Quando uno sta male prende una pasticca, uno sciroppo per tirarsi su. Quando la classifica si comincia a fare preoccupante, basta una vittoria per ritrovare la salute. Presidente Paris, ci può stare bene questo accostamento? Beh sì, i risultati fanno scendere la febbre e quando si comincia a vincere e a conoscere il sapore dei 3 punti si sta ancora meglio. Quindi questa squadra, se riesce a capire che c'è forza in tutti i reparti, io non voglio aggiungere troppe parole per dire quello che ho in mente. A volte il lasciar detto è più eloquente di tante parole. Però in mente qualcosa ce l'hai. Beh, sì. Io aspetto di giocare contro il Monticelli e capire ancora di più la forza dell'11 biancoverde. Un risultato positivo cambia tantissimo anche in prospettiva di confronti difficili sulla carta, vedi Campobasso, vedi Matelica, vedi la capolista Fano. Però ecco, un risultato positivo fa capire agli altri che l'Avezzano Calcio è l'Avezzano Calcio. Arrivano i campi pesanti, gente come Di Massimo, come Bisegna, cioè quelli tecnicamente più dotati, dovrebbero trovarsi in difficoltà, ma sarà proprio così? Secondo me no, perché sono degli animali possenti, io così li definisco, gente che forse proprio con i campi pesanti fanno la differenza. E quando tu sai scavare bene una zolla d'erba naturale, allora è probabile che rispetto all'avversario tu riesca a prendere quel metro di vantaggio utile per realizzare un gol. E quindi la mia idea è che noi con i campi pesanti, abituati alla stagione invernale, non seconda a nessuno in Italia per quanto concerne gli allenamenti, secondo me con i campi pesanti l'Avezzano Calcio fa risultato. Fiducia da 1 a 100? Beh, io non ho metri di paragone, quindi per me non c'è un metro di misura che possa testimoniare la mia fiducia verso questa squadra. La mia fiducia è totale. De Angelis all'inizio dell'estate mi ha detto di stare tranquillo perché allestendo una squadra giovane ci sarebbero stati questi sbalzi di risultati, classifiche e quant'altro, però se c'è qualità, come lui stesso mi garantiva qualche mese fa, alla fine si riesce ed effettivamente al momento siamo là. Io non sono contento solo per la classifica, siamo al nono posto. Voglio stare a ridosso dei playoff. Poi, se qualche domenica entriamo anche nelle parti basse dei playoff, quindi quarto, quinto posto, il presidente è ancora più contento. E mi aspetto poi, insomma, con un buon risultato, una buona prova a Monticelli, di vedere tanta gente nel match Avezzano Campobasso, dove noi abbiamo già fatto una previsione di vedere a circa 1.000-1.200 spettatori e credo che siano cifre fattibili. E passiamo al campionato di Eccellenza. Abbiamo visto i tanti pareggi, e 7 su 9 partite, e 3 ve li proporremo fra poco. Iniziamo con 2 partite, Torrese-Paterno 1-1, con i dirigenti del Paterno che hanno reclamato parecchio per alcuni episodi dubbi in area della Torrese, e poi Capistrello-Angolana 1-1 anche in questo caso.
Al Paterno non riesce la manita. La band di Mister Iodice, reduce da 4 vittorie consecutive, non va oltre il pari nella trasferta con la Torrese. Il presidente Di Gregorio, che reclama un penalty a fine gara, si è dichiarato insoddisfatto dell'arbitraggio. La Torrese di Mister Calabrese con questo risultato ha allungato la serie positiva a 4 turni, con il vanto di aver imposto la divisione della posta a 2 squadre favorite quali Vastese e Paterno. Ma esaminiamo le fasi principali della sfida odierna. Parte forte la Torrese, che si conferma subito squadra determinata a perseguire l'obiettivo. Di Girolamo è chiamato subito agli straordinari per salvare la porta marsicana dai tentativi di Di Sante, Addari e Giansante. Il Paterno replica con questa conclusione a giro di Paris. Al 10° i teramani si portano in vantaggio con questo straordinario gol di Capretta, che in acrobazia trafigge Di Girolamo. Torrese 1, Paterno 0. Si tratta del primo sigillo stagionale realizzato dall'attaccante ex San Nicolò. Il Paterno prova subito a reagire con il Baby Amore, classe 97, che conclude di poco sopra la traversa. I marsicani attaccano ed agguantano il pari al 38°, grazie a questo spunto personale di Paris, che serve un cioccolatino invitante a Carosone, bravo nel buttarla dentro, 1-1, tutto da rifare. Si tratta del secondo gol stagionale per l'attaccante ex Valle del Giovenco. Prima del riposo la Torrese si fa vedere con il neoentrato Lolli, che impegna Di Girolamo. Con le immagini montate da Antonio D'Ottavio esaminiamo ora quanto accaduto nella ripresa. La Torrese con Addari si divora un'occasione irripetibile. La gara è interessante, è ricca di capovolgimenti. La Torrese con De Sanctis si rende ancora pericolosa al minuto 27. Il Paterno con lo scatenato Paris si fa vedere al 33°. Nel Paterno entra Alex Pendenza, l'attaccante ex Cupello. Si mette subito in evidenza ed impegna subito Spinelli. Il solito Pendenza suona la carica e colpisce il palo al minuto 40. Sugli sviluppi dell'azione poi Micicche cade in area. I marsicani chiedono il rigore per il signor Di Cicco di Lanciano. È tutto regolare. L'ultima emozione è targata a Torrese, con il Paterno sbilanciato alla ricerca del gol del successo. Sono i teramani a mancare il gol del KO con Addari al minuto 92. Torrese-Paterno termina 1-1. Un punto ciascuno, ma emozioni col contagocce, soprattutto nel primo tempo. Ma tra Capistrello e Angolana prevalso un tatticismo esasperato che ha portato spesso le due squadre ad annullarsi. Torti ripropone Morelli in terza linea per ovviare alla squalifica di Luca De Meis e conferma in avanti Lepre e Dema. Nelle file ospiti il sempre valido Lalli viene supportato dalla Selva. Ma l'equilibrio regna sovrano soprattutto a centrocampo, dove ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, che non produce nessun effetto concreto, tanto che per vedere qualcosa di buono bisogna andare quasi alla mezz'ora. È il 29°, quando la difesa del Capistrello si fa trovare troppo avanzata e l'imbucata di Lalli per la Selva e di quelle che stanno per lasciare il segno. Volata del numero 10 con Di Girolamo, che intanto decide sul da farsi. L'attaccante avanza e il portiere pure. Alla fine il più bravo è l'estremo Granata, che in due tempi annulla la palla gol degli adriatici. Poi un altro quarto d'ora di sterili tentativi con i rovetani, che in chiusura di tempo ci provano col solito schema ormai collaudato, che porta Mauti alla lunghissima rimessa con le mani per la testa di Franchi, che prolunga, ma stavolta la traiettoria non è buona per Lepre e la palla si perde a fondo campo. Tutto qui il primo tempo. Per fortuna la ripresa riserva qualcosa in più, altrimenti qualcuno già pensava di chiedere il rimborso del biglietto. La prima immagine è il bentornato a Giovanni Di Gaetano, che torna a calcare il comunale di casa dopo quasi un anno. Al quarto si registra questo cross di Franchi dal fondo per Luigi Venditti, che prova la girata di testa, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Inutile anche il successivo tentativo di Lepre di recuperare il pallone. Luigi Venditti commette fallo di mano e l'arbitro ordina un calcio di punizione. Batte Lalli, ma la traiettoria è ampiamente imprecisa. 11°, il fallo stavolta è di Morelli, che va a mettere una pezza su un errore di Luigi Venditti. Lalli rettifica la mira, ma Di Girolamo c'è e respinge a pugni uniti.
Al 17esimo l'angolana passa in vantaggio. La difesa del capistrello è piazzata malissimo sul contropiede nerazzurro e l'assist di La Selva per Lalli è uguale a quello di Candreva per El Shaarawy. Tocco a porta vuota e palla in fondo al sacco. Torti si arrabbia con i suoi e prepara una doppia sostituzione che per la regola dei fuori quota vede Di Girolamo lasciare il posto all'under Pasini e Di Gaetano andare a rinforzare l'attacco al posto di Luigi Venditti, così che i padroni di casa vengono a trovarsi con tre punte effettive e con Franchi che quando occorre è pronto a fare il quarto della linea avanzata. 22esimo, cross da destra in area ospite e palla che sfila via senza che nessuno intervenga. Al 25esimo viene espulso De Luca per fallo di reazione su Daniele Venditti e a questo punto il capistrello incomincia a spingere con maggiore convinzione. 31esimo, angolo battuto da Osvaldo Morelli, Mottola allontana, De Meis carica il destro e prova la botta al volo, ma senza fortuna. Due minuti dopo il capistrello pareggia al termine di un batti e ribatti in area nera-azzurra con il diagonale conclusivo di Edison Dema che trova lo spiraglio buono e batte imparabilmente Agresta. Con un uomo in più il capistrello prova a portare a casa i tre punti, ma gli ospiti raddoppiano gli sforzi e riescono sempre a neutralizzare i tentativi dei locali. Al 45esimo una palla lanciata dal settore di destra viene incornata da Lepre all'altezza del secondo palo, ma Agresta è ben piazzato e al capistrello non resta che un angolo senza esito. E in chiusura di gara vi mostriamo il calcio di punizione di Dragani che procura un brivido ai sostenitori di casa. Nel mucchio un granata devia di quel tanto da mandare il pallone in calcio d'angolo. Nulla di importante neppure nei 5 minuti di recupero. Capistrello e angolana chiudono sull'1-1. Antonio Torti, stavolta la vittoria non è arrivata, ma insomma il pareggio si può accettare serenamente. Sì, anche perché l'abbiamo, penso, meritato e conquistato contro un'ottima squadra, l'angolana, che è partita all'inizio dell'anno con i propositi di fare un campionato importante, ha dei valori dentro la squadra importanti, però noi oggi siamo stati all'altezza. Dovevamo ripartire dopo una sconfitta domenica scorsa che ha dell'incredibile, però siamo stati bravi a metabolizzare questa partita di domenica scorsa e oggi siamo ripartiti, penso, anche abbastanza bene. Primo tempo, soltanto un'azione, quella del Francavilla, l'occasione per gli ospiti e zero di rimporta da parte del capistrello, come te lo spieghi? Beh, era una partita molto chiusa, tatticamente molto, molto equilibrata, è stata una partita molto molto equilibrata, alla fine penso che il risultato di parità sia giusto, loro si sono difesi con ordine, noi purtroppo il primo tempo abbiamo sbagliato dei palloni troppo facili, lanciavamo la palla nella terra di nessuno quando invece dovevamo fare molto meglio e possiamo fare molto meglio rispetto a questo tipo e tipologia di gioco. Il secondo tempo, nel momento in cui ci hanno fatto gol, è come se ci avessero dato uno schiaffo, ci siamo svegliati, abbiamo reagito bene, alla fine potevamo anche magari fare 3 punti, però secondo me non era giusto perché il risultato di parità è quello, il risultato giusto, insomma, che è quello che il campo ha detto, insomma. In vantaggio di nuovo forse avreste potuto osare un po' di più, anche se alla fine tu hai osato perché hai giocato con 4 attaccanti, considerato Franchi esterno a sinistra, molto avanzato. Abbiamo osato perché avevamo di fatto 4 attaccanti, come hai detto tu, hai fatto un'analisi giusta. Abbiamo osato anche perché loro con un uomo in meno, noi però secondo me abbiamo fatto degli errori un po' troppo banali in fase di ripartenza, dovevamo ripartire, perdevamo palle e ci ripartivano loro. E lì dobbiamo migliorare perché, ripeto, questa è una partita che è un po' più d'attenzione, forse alla fine potevamo portarla a casa, però va bene così, insomma. Avete cancellato quella 6-1 di domenica scorsa? È importante perché io avevo paura che i ragazzi dopo una batosta del genere avessero perso quelle certezze che nelle partite precedenti si avevano creato. Oggi devo dire che dovevamo ripartirlo, l'abbiamo fatto. E c'è anche Alessandro Tatomir, Torti ha detto risultato giusto, un pareggio che si può accettare serenamente. Sì, risultato giusto perché dobbiamo accettare il verdetto del campo, però credo che la mia squadra ha giocato un'ottima gara e quindi siamo un po' rammaricati perché fino a che siamo rimasti 11 contro 11 credo che avevamo il pieno controllo della partita, stavamo vincendo, loro si sarebbero dovuti sbilanciare ancora di più, però rimane la prestazione, ma accettiamo il verdetto del campo, ma se avessimo vinto credo che onestamente non avremmo rubato nulla oggi. Quell'occasione del primo tempo qui davanti alla porta, bravo il portiere o che altro è successo? No, bravo il portiere, abbiamo costruito un contropiede molto efficace, il portiere è stato bravo, ma al di là di questo ripeto la prestazione della mia squadra è stata ottima, è chiaro che dobbiamo accettare il verdetto del campo, però penso molto serenamente che se fossimo riusciti a portare 3 punti a casa non credo che ci sarebbe stato da gridare allo scandalo oggi. La classifica non è quella che l'angolana sperava, che almeno i tifosi dell'angolana speravano forse all'inizio?
La classifica in questo momento, da un punto di vista numerico, probabilmente ci manca qualche punto. Le prestazioni, a parte un paio di situazioni dove siamo stati un po' al di sotto delle nostre potenzialità, ci sono sempre state. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre, ogni giorno. Paterno, Vastese, terzo incomodo? Lo dirà il campionato. In questo momento non so i risultati di oggi, però è indubbio che il Paterno in questo momento ha una marcia in più, ma anche la Vastese e le altre squadre, il Pineto stesso, sono delle squadre attrezzate, e quindi dirà poi il campo quali saranno i valori effettivi e definitivi. Ancora una partita per il campionato di eccellenza, il pareggio anche questo per 1-1 fra Celano e Miglianico. Un Celano in deficit di punti cerca di rilanciarsi al piccone contro un Miglianico lanciato in piena zona playoff. Impegno ostico quindi, ma sotto il castello biancazzurri tirano fuori sempre energie nascoste. Così sembra anche oggi in avvio, quando al settimo carrato pennella una bella traiettoria su punizione respinta da Pompei. Poi Ippoliti in tuffo non completa l'opera. La partita è tattica e di basso livello almeno sino al 26esimo, quando subisce un'accelerata con Ferri rimpallato dal limite e Fanti chiamato al colpo di reni. È un buon momento per i teatini, che alla mezz'ora si ritrovano in superiorità numerica quando Di Gioacchino dice una parolina di troppo all'arbitro. Salgono gli ospiti e al 35esimo Torsellini è frenato di un soffio dall'estremo di casa. 37esimo, il gol è nell'aria e arriva quando da tiro d'angolo Conversano colpisce di rapina dopo una dormita della retroguardia castellana. Il Celano sbanda, ma l'intervallo l'aiuta a ritrovare la retta via. Nono della ripresa, Mercogliano sotto porta, ma la traversa ne tarpa le ali. 21esimo, ancora Marzigani e ancora Mercogliano a caricare, ma non è giornata e questa volta è il palo a gelargli il sangue. Celano trasformato in meglio, ma a forte rischio contropiede. 23esimo, parte De Leonardis che tutto solo batte in maniera flebile, favorendo il puntuale intervento di Fanti. Al 25esimo torna la parità numerica in campo, doppia ammonizione per Di Pompeo e Miglianico in 10. Sempre più Celano in campo, ma in area ospite si vedono parecchie titubanze castellane, come questa del 37esimo che accompagna la palla a fondo campo. Una per tante che ci portano direttamente a fine partita, quando proprio al 90esimo abbiamo la dimostrazione che senza fortuna non si va da nessuna parte. Botta Ceroni, respinge Pompei, incrocia Castellani ed è il terzo legno celanese della giornata. Tira una brutta aria al piccone quando però al 91esimo Ippoliti viene atterrato all'interno dell'area ed è calcio di rigore. Sul dischetto Carrato spiazza, regalando un meritatissimo pari agli uomini di Fidanza. Dopo partita con Felice Fidanza, allora un inno alla sfortuna oggi ce l'ha. Beh, oggi veramente siamo stati sfortunati. Sono sincero, siamo oggi veramente, le abbiamo guardate di tutte, di tutto, in qualsiasi modo, e non siamo riusciti a metterla dentro. Meno male il calcio di rigore alla fine ci ha permesso di pareggiare una partita che secondo me era, anche il pareggio ci andava stretto per quello che abbiamo dimostrato in campo. Abbiamo fatto i primi 10-15 minuti secondo me alla grande, e poi dopo l'espulsione che purtroppo... Allora fermiamoci su quell'episodio un attimo. Di Gioacchino espulso per una parola di troppo. Ma a me il ragazzo mi ha detto che ha ripetuto all'arbitro non hai fischiato, quindi penso gli ha detto questo. Poi ammonirlo dopo 15 minuti, già l'hai ammonito, lo ammonisci di nuovo perché ti ha detto non hai fischiato, cioè, mi sembra eccessivo. Però io non, secondo me non è colpa dell'arbitro, la colpa è la nostra, che dobbiamo crescere anche su questo lato qui, perché già sono due episodi che rimaniamo in 10 per aver detto qualcosa in più all'arbitro. E anche se ha ragione, però io penso che in mezzo al campo bisogna solo correre e fare silenzio, anche perché una volta che l'arbitro ha fischiato, ha fischiato.
Poi, per carità, che oggi è ingiusta, è vero, però noi pensiamo a non parlare e poi casomai vediamo cosa succede. Ripeto, i primi 10 minuti secondo me alla grande, poi dopo l'espulsione siamo scesi, secondo me anche naturalmente. Un grandissimo secondo tempo da parte Celano, cosa hai detto ai tuoi ragazzi negli spogliatoi? Una domanda classica. Ma sono sincero, ho detto che è una partita che non meritavamo sicuramente di stare sotto, che anche in 10 si poteva tranquillamente pareggiare e ribaltare, anche perché sono 45 minuti, 50 minuti da giocare, proviamoci, come va va, l'importante è che usciamo dal campo, che abbiamo dato tutto e che l'abbiamo provato in tutti i modi. Oggi è andata così, è andata male, anche oggi, nel senso che le occasioni che abbiamo create, secondo me, io non dico 4, 5, ma almeno 2 potevano sicuramente essere concretizzate meglio. Questa sicuramente è la strada giusta, anche perché abbiamo affrontato la terza forza del campionato, quindi non è che è una signora squadra, però oggi per me una squadra che doveva vincere era il Celano. Speriamo di riprendere questi punti domenica, che abbiamo anche un'altra partita molto dura. Allora, quando si dice la forza dei nervi distesi, a un certo punto nell'area ospite i giocatori del Celano si passavano troppo il pallone, nessuno tirava. Beh, non lo so se si passavano il pallone, secondo me tutti vogliono fare gol, non penso che uno che sta dentro... Sembrava il contrario, sembrava che quel pallone scottasse. Ma più che scottasse, ricordiamo sempre che sono tutti ragazzi, quindi casomai prendersi qualche responsabilità, ma secondo me non è neanche quello, secondo me vedevano il compagno messo male e cercavano di favorire il compagno. Non credo che ci sia questa paura di segnare, anche perché poi fare gol è la cosa più bella e tutti lo vorrebbero fare, quindi secondo me non è questo, anzi sono contento che si cerca sempre il compagno migliore e poi alla fine le conclusioni le abbiamo create, quindi va bene. La sostituzione Marcogliano, autentico ira di Dio, autentica ira di Dio. Ma dovevo dare, ma Nicola ha fatto una grande partita come tutti quanti, anche Di Virgilio che è entrato ha fatto benissimo, quindi io alla fine secondo me chi faccio giocare sono tutti ragazzi validi che danno il massimo e quindi è normale che qualcosa giustamente quando devi recuperare la partita devi pure provare a fare. È andata bene, però te l'ho detto, io non faccio caso né a chi faccio entrare né a chi sostituisco, nel senso per me sono tutti uguali, è giusto che loro diano il massimo, anche perché l'opportunità di giocare c'è per tutti. Al di là dei numerosi legni, l'impressione che manchi però un numero 9 rimane per il Celano. Ma io non lo so, io faccio sempre queste domande. Sì, ma io rispondo tranquillamente, io ho tantissima fiducia sui giocatori che ho, in questo caso Ippoliti, Mercogliano, lo stesso Cerroni, perché secondo me sono bravi giocatori, bisogna dargli il tempo, anche perché ricordo che sono ragazzi, io penso che se cominciano a fare gol e cominciano a prendere ancora più di fiducia, secondo me riescono a fare gol anche loro. E poi, come ho detto sempre, questi ragazzi sono orgogliosi di allenarli e sono contento di quello che stanno facendo. Per chiudere, una domanda secca, allora Miglianico su nei pressi della vetta, ce l'hanno in zona play-out, alla luce di questa partita perché? Perché non lo so, loro saranno stati più bravi casomai a capitalizzare le occasioni che gli si presentano. Sicuramente sono stati pure più fortunati di noi, però stiamo solo alla 7ª partita, il campionato è lungo, sicuramente la loro posizione è meritata perché altrimenti non starebbero lì, certo. E noi secondo me qualche punticino in più ce lo siamo guadagnato, però adesso ci gira così, cerchiamo di non mollare e di giocare sempre in questo modo. Esperienza, fortuna, bravura, mettimele nell'ordine che preferisci. Ma io sinceramente con questa squadra l'esperienza non la posso pretendere, quindi pretendo che ci sia veramente, lo ripeto anche se sono monotono, tanta voglia e tanta disponibilità, basta, così mi basta questo. Mister D'Ambrosio, un buon primo tempo, nel secondo avete sofferto parecchio. Sì, hai detto bene, buon primo tempo, tranne questi primi 10-15 minuti delle prime fazioni di gioco. Abbiamo sofferto un po' i primi minuti, poi abbiamo trovato il gol, abbiamo cominciato a giocare, secondo me anche facendo dell'ottimo calcio. E diciamo che poi inizio secondo tempo, anche con l'uomo in più, non siamo riusciti ad esprimere un buon gioco. E per questo diciamo che sono un po' rammaricato, perché potevamo fare meglio.
Pari beffardo perché è arrivato in piena zona Cesarini, però in realtà ha meritato dal Celano. Sì, meritato, sì, è arrivato al 90esimo, però hanno avuto delle opportunità, diciamo, per pareggiare prima, anche se noi non, forse due o tre occasioni abbiamo sbagliato delle ripartenze abbastanza facili per poter chiudere la partita. Miglianico in piena zona playoff, era questo l'obiettivo? Assolutamente no, l'obiettivo nostro è quello di salvarci il prima possibile, lo ripeto sempre, per poi, una volta raggiunto l'obiettivo della salvezza, toglierci qualche piccola soddisfazione. L'impressione è che questo sia un ulteriore punto di forza per voi, cioè avere i nervi distesi. Ma noi siamo tranquilli, noi andiamo avanti sull'onda dell'entusiasmo perché stiamo facendo bene, la squadra, diciamo, che sta raccogliendo degli ottimi risultati e dobbiamo sicuramente continuare su questa falsa riga. Chi vincerà il campionato? Ma secondo me la Vastese. Che campionato farà il Miglianico e il Celano? Pronostico sì. Ma io mi auguro in una salvezza della mia squadra il più presto possibile. Vogliamo basta. Esatto, noi vogliamo sempre bassi. E poi per quanto riguarda il Celano, conosco molto bene il tecnico, è giovane, molto preparato, e gli auguro di potersi salvare il più presto anche a Felice Fidanza. Altri due servizi, questa volta dedicati a settori giovanili. Vi proponiamo prima la Marsica Calcio e poi i Bimbetti dell'Avezzano. Il complesso è quello della Marsica Calcio e l'allenatore già lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto l'anno scorso in un paio di occasioni, Lorenzo De Foglio, che quest'anno cura i giovanissimi regionali. Ci siamo lasciati, Lorenzo, l'anno scorso parlando di un gruppo che purtroppo per voi cambia ogni stagione. Ecco, le novità quali sono? Le novità sono che appunto i ragazzi sono tutti nuovi, vengono da paesi limitrofi, pochi hanno fatto il campionato regionale, quindi se ne parla veramente di qualche unità, gli altri invece hanno fatto tutto il provinciale, vengono dagli esordienti alcuni, quindi insomma è una squadra nuova che stiamo lavorando. Però i risultati già sono arrivati, merito dell'allenatore ma anche merito dei ragazzi. Merito dei ragazzi che sinceramente si dedicano in mezzo al campo, fanno l'allenamento in maniera seria, sempre corretta, quindi insomma vogliono lavorare, vogliono crescere, questo è l'importante. I risultati di quest'anno, a proposito, quante giornate sono state disputate e quali sono i risultati? Allora, abbiamo fatto tre giornate, abbiamo scontrato società, comunque sia l'Alba Ariatica domenica scorsa, che era importantissima, poi abbiamo incontrato Caldora, abbiamo incontrato Pescina, abbiamo vinto le prime due 4-0, tutte e due 4-0, e adesso invece abbiamo pareggiato due pari Alba Ariatica, che è una partita che stavamo vincendo veramente 2-0, poi un'espulsione a noi e quindi insomma si è messa un pochino male. Potevamo anche poi ribaltare comunque sia, cioè vincere la partita con il 3-2, però purtroppo non ci siamo riusciti. 10 gol in 3 partite, insomma è una squadra votata all'attacco. Beh sì, effettivamente sì, effettivamente sì, è una squadra che comunque sia vuole sempre proporre gioco e vuole sempre produrre azioni da gol. Quindi niente, cerchiamo di lavorare per questo, per la solita metodologia nostra è questa qui, quella di comunque disputare le partite tutte, chiunque viene a incontrarci deve sapere che noi giochiamo a calcio e che comunque sia vogliamo produrre giochi, vogliamo produrre azioni da gol. Che tipo di schema utilizzate? Allora, noi il sistema di gioco è il 4-3-1-2 adesso, però che varia, poi dipende da tante cose, dalle caratteristiche dei ragazzi, se vogliamo metterne uno al posto dell'altro, quindi insomma varia anche un 4-3, quindi dipende. Comunque hai il trequartista pure. Abbiamo il trequartista, sì. Bravo. Bravo, sì, ma sono tutti bravi, quindi non posso dire altro. Senti, di quelli che hai impiegato fino adesso, quanti sono quelli, diciamo fissi, chiamiamoli così, senza voler offendere nessuno, e quanti quelli che invece girano? Allora, io dico c'è una base fissa, diciamo, per poter poi mettere insieme tutti gli 11.
Sì, diciamo di sì, c'è una base, c'è una struttura che però io tendo a variare nel corso dell'anno, ossia coloro che sono nuovi, coloro che ancora si stanno battendo per il ruolo, per tutte queste cose qua, noi dobbiamo cercare di farli arrivare allo stesso livello, perché se abbiamo tutti i ragazzi, i 22 in rosa, che sono tutti all'altezza, è più facile anche per me poi riuscire a disputare ogni gara. Gli arbitri, sentivo prima un tuo collega che si stava lamentando dell'arbitro della settimana scorsa, anche perché gli arbitri quando andate fuori sono quelli del posto. Allora, affermo chiaramente che domenica per esempio ad Alba Adriatica al due pari, diciamo che erano due azioni, poi abbiamo prodotto due azioni da gol, ci hanno fischiato due fuorigioche che secondo me erano proprio inesistenti, ma a detta di tutti. Però non voglio assolutamente prendermela con l'arbitro, perché sono ragazzi come questi, hanno due anni in più, un anno in più, quindi alla fine sono coetanei e sbagliano anche loro, ma come sbagliamo tutti, sbagliamo noi allenatori, sbagliano i ragazzi, sbagliano tutti, quindi alla fine perché prendercela con un arbitro e casomai un ragazzetto che si sta divertendo anche lui in mezzo al campo. Vabbè, bisogna accettare sportivamente tutto. Quanti allenamenti fai svolgere a sti ragazzi? Facciamo tre allenamenti settimanali e quindi la partita la domenica. Quando andate fuori come vi organizzate? Allora sì, ci organizziamo con il pullman, partiamo sempre dalla sede, vengono anche con noi i genitori che vogliono venire a vedersi la partita e vogliono gustare un pochino questi ragazzi, perché è sempre bello. Quindi al seguito ne abbiamo tantissimi di genitori, quindi significa che partiamo sempre con una cinquantina di persone in tutto. Beh, insomma, sono belle gite, chiamiamole gite. Ti capita mai di sentire tu dalla panchina qualche genitore che litiga con qualcun altro? Ma assolutamente sì, qualche volta se la prendono anche con noi addetti ai lavori, se la prendono, però è così, purtroppo vanno educati anche i genitori in questo senso, perché lo sport porta poi a una veemenza così, però alla fine bisogna cercare comunque di stare con i piedi per terra tutti. Perché è un gioco e è bello giocare a calcio, quindi è solo questa, secondo me, è la cosa che dobbiamo trasmettere a tutti, che i ragazzi vogliono. Vi presentiamo un campione dei ragazzi della squadra di De Foglio. Allora, incominciamo con Manuel Ruolo. Attaccante. Allora, tre partite, quanti gol? Cinque. Insomma, sono tanti? Sì. A chi li hai fatti? Due a Caldora, uno a Pescina e due a Alba Adriatica. Quindi tutte le partite segnate? Sì. Allora, il gol più bello, quello che ti è venuto meglio? Contro Alba. Ricordacelo. Hai mandato la palla, ho saltato l'avversario e ho tirato il secondo palo. Il portiere ti ha salutato? Sì. Ci è rimasto male? Non lo so. Peggio per lui. Tu invece mi hai detto difensore? Sì, terzino destro. Allora, di solito i terzini sono quelli che menano. Tu fai parte di quella categoria? Sì, sì. Lo dici tranquillamente? Sì, sì. La tua dote migliore qual è? Gli assist a Cancelli. Cioè? Fare assist a lui che poi la butta in porta. Quindi tu spingi anche in avanti? Sì, sì. Quindi non ti limiti soltanto a difendere? No, no. Che classe fai tu? La terza media. Sei bravo? Sì. La materia ti piace di più? Italiana. Tu invece che classe fai? Primo superiore. E di quale scuola? Scientifico. È tosto, eh? Sì. Ti piace? Sì, sì. Però mi sa che ti piace più il pallone. Un altro difensore che si chiama, abbiamo detto? Lorenzo. Lorenzo, destro o sinistro? Difensore centrale sinistro. Di testa mi sa che non ce n'è per nessuno? No, cioè a volte sì, a volte no, a volte no. Ecco, chiedo pure a te, la tua dote migliore qual è? L'anticipo, il colpo di testa, la prestanza fisica, che metti in campo per vincere tu? Io cerco di mettere sempre tutto, però la prestanza fisica insieme al colpo di testa. Di solito il difensore centrale è quello che ha più responsabilità quando la squadra avversaria attacca. Col portiere, con l'altro tuo collega centrale, cioè vi capite sempre? Sì, andiamo molto d'accordo anche perché siamo anche amici fuori dal campo, diciamo. Nelle tre partite disputate, quale ti è venuta meglio e quale invece peggio? Meglio contro Caldora la seconda di campionato, peggio la prima contro Pescina. Perché? Perché la prima comunque siamo sempre un po' tesi tutti quanti e è stato così per me, mentre già nella seconda partita ero meno teso, ero già giocato più tranquillo e ho dato il meglio di me bene, diciamo.
Senti, tu che scuola frequenti? Scientifico sportivo. Quindi che vuoi fare da grande? Spero di lavorare, di restare comunque nel mondo dello sport e lavorarci. Poi il lavoro che si farà non lo so, però spero comunque che sia nello sport, nel mondo dello sport. Allora chiudiamo con tutte e tre. Tifoso del? Juve. Mica tanto, non è un anno buono per voi. Abbiamo iniziato, la Juve ha iniziato il campionato diciamo non bene, non come gli altri anni, però secondo me c'è tempo per migliorare e ci rifaremo subito, andremo a lottare per il campionato. Fiducioso, tu invece? La Juve. Un altro Juventino, ma quest'anno in Coppa sì, ma in campionato che succede secondo te? Il problema è che la società ha cambiato tanti giocatori, soprattutto quelli più importanti come Vidal e Pirlo al centrocampo, e ha inserito giovani, soprattutto una squadra per il futuro che lavora bene adesso e poi in futuro si ritroverà grandi cose. Dei giovani chi ti piace di più? Lemina, grande caro. Più di Dybala? Sì. Lo dici tu. Tu invece sei? Nel Milan. E adesso come la mettiamo? Insomma, vale. Si salva sta squadra o no? Che è successo al Milan? Fammi capire. Allora, se tu fossi l'allenatore oppure il presidente, che cosa faresti? Dove interverresti? Secondo te Zapata è un giocatore da Milan? No. E qualche altro è che non è, secondo te, giocatore da Milan? De Jong, Mondolivo, Antonelli e un po' tutti. La scorsa settimana vi abbiamo presentato il gruppo dei più piccoli in assoluto. Questa volta siamo saliti di un gradino, ma siamo tornati qui allo Stadio dei Marzi per vedere come e quanto sono bravi i ragazzetti del 2007, se non sbaglio. Marco Sarrecchi, allora è lui che li cura, c'è un bel gruppo, anche se forse ne manca qualcuno. Quanti ne sono oggi? Oggi ne sono 13, generalmente sono 14-15 ragazzini. Tutti di Avezzano? Tutti di Avezzano, tranne due ragazzini, uno di Pescocanale e uno di San Benedetto. Che tipo di lavoro gli fa fare? Io ho visto che ti sei inventato le cose più strane, sono stato mezz'ora qui a guardare, loro si sono divertiti, ma forse anche tu. Ok, sì, faccio fare le semplici cose, l'obiettivo principale è quello del divertimento. Quindi faccio provare tutte quelle situazioni che si trovano in una partita di calcio, quindi un 2 contro 2, 2 contro 1. L'obiettivo principale è farli divertire. Riesci a vedere tu in ragazzini di questa età qualcosa di buono in prospettiva? Beh, c'è qualche ragazzino che ha delle capacità motorie spiccate rispetto ad altri, però attualmente non è che posso giudicare, per dire, non ne sono penso neanche in grado di vedere sinceramente chi è che potrà fare qualcosa in più. Sì. Pallone numero? Pallone numero 4. È più piccolo quindi di quello grafico? Sì, numeri 3, quelli più piccoli. Quante volte si allenano questi bambini? Sono 3 allenamenti a settimana, di cui un allenamento è dedicato proprio all'attività motoria, quindi schemi motori di base, tutta attività per la coordinazione, e sempre fatto con l'uso del pallone. E vedo che si divertono tantissimo anche negli esercizi che gli hai fatto fare con il salto, eccetera. Ecco, per esempio, il colpo di testa in questi bambini è consentito o no? Ma sì, è consentito, anche perché è una situazione in cui il ragazzino ci si trova e si devono abituare a quel tipo di situazione che si presenta durante la partita, quindi viene seguito lo stesso. Senti, i genitori sono importanti perché loro devono portarli e poi riprenderli, portarli a casa e fargli fare i compiti, ma tanti genitori, non credo che sia il caso di questi bambini di questa età, tanti genitori quando incominciano ad avere 10-12 anni pensano di avere tutti i figli campioni. Ti è mai capitato qualche episodio del genere? Ma sì, naturalmente sì, giustamente ci sono dei genitori che vedono nel figlio il campione, però l'obiettivo, cioè, principale per me, per quanto riguarda me, è vederli arrivare contenti e andarsene contenti. Dopo, se si trovano in queste situazioni, si risolvono in maniera diversa, facendo capire ai genitori che è solo un divertimento, è sport, è puro sport, l'obiettivo principale.
Questi bambini finiscono l'allenamento un'oretta più o meno, stanno qui? Un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto, quindi escono belli sudati. La doccia la fanno a casa? No, no, la doccia li stiamo abituando a farla qui. Sono autonomi, posso dire, perché la fanno da soli. Non tutti, però la maggior parte la fanno da soli. Quindi, piccoli ometti proprio. Sono veramente bravi, sono in gamba. Campionati neanche a parlarne, no, per loro? Campionati no, facciamo degli incontri con delle società, ci mettiamo d'accordo e giovedì di fatti abbiamo un incontro con Lugo De Marzi, ci mettiamo d'accordo tra mister e dopo nel proseguo dell'anno verranno fatti dei tornei. E quando fa freddo? Quando fa freddo abituiamo i ragazzini a fare sport fuori, anche perché questo è importante, dopo, meno che non sia proprio una giornata rigida, altrimenti andiamo in palestra. Però... Quindi voi avete la soluzione, sì. Se, quando fa freddo freddo? Sì, sì, c'è la soluzione, andiamo alla palestra, e... però adesso sfruttiamo le belle giornate, anche se lo sport per me è meglio farlo fuori, i ragazzi si abituano, a meno che le condizioni sono proprio avverse, però meglio fuori. E allora andiamo un po' a conoscere uno per uno tutti questi piccoli mini campioni. Ed eccoli qui gli aspiranti campioni, guardateli come sono carini, tutti quanti col pallone tra le mani. Tu come ti chiami? Fabio Cimarruschi. E sei tifoso di che squadra? Della Juventus. Andiamo avanti, tu ti chiami? Alessio Cavalli. E tifi? Per l'Avezzano. Mi chiamo Luca Di Francesco e tifo per la Roma. Bravo, tu? Mi chiamo Tommaso Pezzotti e tifo per Milan. Smergoglietti e tifo per la Juve. Ma chi è più forte, il Milan o la Juve? La Juve. Milan non va quest'anno, ma nemmeno la Juve, mica va tanto bene. Non so. Ma. Tu ti chiami? Alberto Capodacqua, tifo per l'Inter. L'Inter, ma l'Inter è forte o no? Così così. Sì. Tu ti chiami? Leo Camasso. E tifi? Per la Juventus. È forte la Juve? Abbastanza. Ti piace quale giocatore? Mi piace Pogba. Tu ti chiami? Guido Di Bernardo e tifo per il Milan. Al Milan non vince mai. Vabbè, che ci va. Ma la colpa di chi è? Dei giocatori. So. Dei giocatori? Sì. Tu ti chiami? Giovanni Panella. E tifi? Per la Juventus. Pure tu uno juventino. Ti piace la Juventus? Ma è proprio, sì, forte. Mi piace. Però è più forte la Roma? Sì. Tu ti chiami? Andrea Fagà. E tifi? Per la Juve. Un altro juventino. Ma tu ci andresti a giocare nella Juventus? A Torino già ci sono andato. A gennaio vado a vedermi Frosinone e Juventus. Ah, e tifi per chi? Per il Frosinone? No, per la Juve. Ah, mi ero sbagliato. Tu ti chiami? Marco. E io mi sa che lo so per chi tifi, perché qui c'è scritto. Per l'Avezzano. Ma e in Serie A per chi tifi? Per la Roma. Per la Roma, perché qui, guarda un po', c'è scritto. Quindi sei un romanista vero tu. E tu, piccolino, invece, come ti chiami? Giovanni Coco. E quanti anni hai tu? 7. 8. 8. E tifi per quale squadra? Juventus. E chi lo vince lo scudetto quest'anno? L'Inter. Altri due servizi per chiudere questa puntata. Vi proponiamo un servizio relativo al calcetto, campionato di Serie C1, la sconfitta interna della Futsal contro il San Salvo per 5-3 e poi un servizio dedicato agli arbitri vecchi e nuovi, lasciateci dire così, vecchi perché ci sono quelli già in attività, nuovi perché ci sono gli iscritti al nuovo corso. Vediamo questi due servizi. Ancora una sconfitta per la Futsal, che ha ritrovato la vena realizzativa di Rossetti, ma nella circostanza ha perso lancia per squalifica. E come capita nel caso della coperta corta, ancora una volta ha dovuto fare i conti con una situazione abbastanza anomala che non le ha consentito di portare a casa punti utili per la classifica. Pignataro parte con Montagliani in porta e in mezzo al campo mette Fellini, Jacobelli, Rossetti e Fantozzi. Dall'altra parte, Lanza propone Della Penna a guardia dei pali e con lui D'Amico, Marcone, Di Bello e D'Alonso. L'inizio è favorevole ai padroni di casa che minacciano la porta avversaria con Fantozzi, ma a sbloccare il risultato è Danny Rossetti che festeggia la fresca paternità con una bellissima conclusione di sinistro che manda la palla ad insaccarsi sotto la traversa. È il nono minuto e tutto lascia ben sperare per il prosieguo.
Ma il San Salvo non ci sta e meno di un minuto dopo va vicino al pari con la Futsal che si salva con l'aiuto della traversa. E passiamo al 18esimo, quando tra Fellini e Orticelli c'è un rimpallo favorevole a quest'ultimo, che però mette a lato da posizione molto favorevole. 20esimo, altra opportunità per il San Salvo e altra palla gol mancata da Orticelli che a porta vuota non riesce a metterla dentro sotto lo sguardo preoccupato di Fellini. E intanto notiamo che le marcature della Futsal lasciano forse troppo spazio all'impostazione avversaria e al 25esimo arriva il pareggio. La combinazione è tra Di Bello e Marcone ed è quest'ultimo ad accompagnare la palla in fondo al sacco. La Futsal accusa il colpo e due minuti più tardi saltano completamente le marcature in fase difensiva, così che D'Amico non ha alcuna difficoltà a spingere nella porta vuota. La reazione dei Verdi è affidata al destro di Capitan Fantozzi, ma sulla traiettoria c'è qualcuno che devia di quel tanto che basta ad evitare guai peggiori. Per fortuna dei marsicani, oggi Rossetti è in giornata di vena ed è lui a realizzare il 2-2 proprio in chiusura di tempo. Il numero 9 riceve palla sulla destra, si porta il pallone sul piede buono e tira in porta. Della Penna intercetta ma non trattiene e negli spogliatoi si va in perfetto equilibrio. E poi la ripresa che vede il San Salvo alla ricerca del nuovo vantaggio. Al quinto c'è un rimpallo favorevole a Di Ghionno che si ritrova tra i piedi un ottimo pallone ma Montagliani riesce in qualche modo a metterci una pezza. Al decimo però il San Salvo passa, l'azione parte da un calcio d'angolo ed il tiro finale è di Di Bello che colpisce di destro e manda il pallone ad infilarsi sotto la traversa con Montagliani che non fa in tempo neppure ad alzare il braccio. Ventesimo, D'Alessio per Ippoliti che tira di prima intenzione ma Della Penna respinge a mani aperte. A questo punto la Futsal accelera i tempi e va a pressare con maggiore convinzione mettendo spesso in difficoltà gli ospiti. L'impegno però non basta e il San Salvo arrotonda ulteriormente al termine di una combinazione tra D'Amico e Di Ghionno e la mazzata capita proprio nel momento migliore dei marsicani. Arriva anche la mossa della disperazione che porta Fellini ad indossare la maglia da portiere e dopo alcuni minuti la Futsal raccoglie il premio al proprio tentativo. È Fantozzi che accorcia dopo uno scambio molto ben elaborato che vede l'ultimo passaggio da parte di D'Alessio. Ma come capita spesso, ecco che si materializza anche il rovescio della medaglia, perché con la Futsal che cerca disperatamente il pareggio, Fantozzi perde palla a metà campo e Marcone la infila nella porta vuota. 5-3 e tutti a casa. Due settimane fa non era stato sicuramente il migliore in campo, oggi invece ha segnato due gol, due bei gol, ma non sono bastati. Danny Rossetti, innanzitutto auguri perché sei diventato papà da qualche giorno. Dicevo, due gol che non sono bastati, ma li dedichi a qualcuno questi due gol? Beh, due gol sì, però potevamo vincere, però va bene così e li dedico a mia figlia, ormai è normale, anche a tutta la squadra perché stiamo migliorando, piano piano miglioriamo sempre di più. Oggi vi è mancato forse un pizzico di determinazione, di cattiveria? Sì, ci è mancato quello lì, la partita alla fine l'abbiamo persa noi e ci è mancato qualcosa, anche insomma, eravamo contati e mancava Rolando che comunque forse è pure il più forte della squadra, è mancato lui e si è sentita la sua mancanza. Riesci ad allenarti come prima, come sempre, adesso che hai un impegno in famiglia di più? Beh, la mia ragazza mi dà una mano, quindi cerco di esserci sempre a fare allenamento. Lanza e Pignataro per commentare questa partita, una partita che magari l'Avezzano avrebbe anche potuto non perdere, però alla fine i gol li ha fatti la squadra ospite del San Salvo e quindi è giusto così. Lanza, un pressing vostro asfissiante, non possiamo dire la stessa cosa per gli avversari, è stato sufficiente solo questo? Ah, non è stato un pressing a centrocampo, non siamo mai saliti, non siamo mai saliti con la difesa alta, è che la difesa zona loro e la difesa zona nostra mette in difficoltà abbastanza le squadre che non si sanno muovere bene, quindi noi abbiamo dovuto chiamare anche un time out per rimediare. Poi la differenza la può fare anche il fatto che noi abbiamo qualche giocatore in più esperto che di questi campionati ne ha fatti tanti, loro forse ce n'hanno qualcuno in meno, c'hanno forse solo Fantozzi che è un giocatore che conoscono molti, la differenza l'ha fatta quella, anche per esempio negli ultimi momenti della partita quando in campo noi avevamo il ragazzino
pivot che non stava facendo bene, è entrato Marcone e ha rubato palla e ha fatto il gol del 5-3 che ci ha fatto stare un po' più tranquilli. Però comunque l'Avezzano vincere qua non è facile, noi logicamente soffriamo tutte le partite perché abbiamo una rosa risicata, perché non abbiamo una qualità estrema come le grandi squadre di questo girone, però l'Avezzano ha anche qualche individualità buona, il numero 9, adesso non mi ricordo come si chiama, però è un ragazzo molto forte che c'ha un gran sinistro e il centrale dietro, è una squadra che secondo me può solo crescere l'Avezzano, perché tutti i ragazzi che man mano potranno far crescere la qualità e la quantità di questa squadra. Grazie a Lanza, concludiamo con Dante Pignataro, i complimenti ve li fa il tecnico avversario, ma con i complimenti non sono arrivati i punti. Che cosa vi è mancato oltre a Lancia, che sappiamo quanto sia importante per voi? Ma Lancia è un giocatore che è molto importante sia in fase realizzativa che in fase di impostazione palla, cioè ci permette di giocare, di far ripartire la nostra zona, magari sfruttare qualche contropiede in più. Oggi il fattore è stato loro, hanno messo la palla dentro e non ci siamo riusciti, quella è stata la differenza, ma non... cioè, le due squadre sono equivalse nel campo, tutte e due hanno giocato allo stesso modo, come diceva il mister prima, noi sbagliamo il fatto che la nostra difesa non accorciava sul loro gioco nel metterci il giocatore tra le due linee, abbiamo cercato di porre rimedio, poi vabbè, un piccolo episodio del portiere sul 3-2 ci ha tagliato un po' le gambe e lì cerchi il tutto per tutto. Poi torno al discorso del pressing, noi non l'abbiamo impostato il pressing tutto campo, però alla fine devi recuperare il risultato e sei costretto a farlo. Però quando avete pressato a tutto campo avete messo in difficoltà per buoni 10 minuti gli avversari. Allora dico, perché non l'avete fatto prima? Ma perché? Perché ad oggi purtroppo abbiamo pochissimi elementi, perché oltre alla defezione di Lancia c'era la defezione di altri tre giocatori. E purtroppo quando vai a giocare sul campo di Via Pereto un 60 minuti in pressing ti servono 12 giocatori, non dico 12-10, però quindi dovevamo decidere una tattica un po' differente, poi alla fine la stanchezza è venuta fuori e il mister è stato intelligente a mettere una marcatura sul pivot, rubare palla e fare gol. Per concludere Dante, qui al palazzetto piove come se foste tutti all'esterno, una situazione insostenibile soprattutto per chi gioca a calcetto, rischiate di farvi male veramente? Sì, infortuni, cioè secondo me ti fai male in un terreno di gioco normale, figuriamoci se è bagnato e tutto quanto, in effetti più volte asciugare, anche gli avversari ci chiedevano di asciugargli la zona delle panchine, speriamo insomma di porre rimedio a tutto quanto. Nel 2015 queste cose però non dovrebbero succedere, Lanza. Siamo in Italia, tutto normale. Mi sembra una cosa normale questa, tra l'altro questo è un bel palazzetto, un palazzetto che c'ha pure una storia, quindi... in Italia si pone rimedio quando le cose succedono, magari un ragazzo si fa male seriamente e si comincia a dire e se avessimo risolto il problema prima, fino a quando qualcuno, speriamo di no, si farà male, io spero risolvano il problema, anche se ci sta di peggio, ci sta di peggio nelle altre zone, il palazzetto dove della mia zona di Casalbordino giù nel Vastese entra l'acqua dalle porte esterne, quindi si gioca a pallanuoto. Con l'arrivo dell'autunno ricominciano i campionati di calcio e tornano in attività anche gli arbitri e con l'inizio di ottobre ricominciano anche i corsi. Questo dovrebbe essere forse il 50° o qualcosa di più per la sezione Giacomo Ferri di Avezzano. Sta per iniziare appunto l'ennesimo corso, altri arbitri, altre nuove leve. Noi siamo con Alfredo Lonetti che è il presidente di questa sezione. Allora, anche quest'anno un corso per arrivare dove? Perché voi ne siete già tanti. Sì, noi siamo già un buon numero, al 30 giugno eravamo 155 associati, però c'è bisogno ogni anno di fare un ricambio generazionale per inserire insomma dei ragazzi che siano più giovani, che siano motivati, perché il ricambio aiuta anche praticamente non solo per quelli che entrano ma anche per quelli che già ci sono, secondo me sono uno stimolo ulteriore per lavorare meglio.
Quante iscrizioni avete già a oggi? Ad ora siamo a una decina di iscrizioni, però ancora dobbiamo andare per le scuole, abbiamo già preso gli appuntamenti con i direttori degli istituti maggiori di Avezzano e andremo le prossime settimane. Quindi voi andate anche nelle scuole a cercare materiale umano? Assolutamente sì, perché insomma crediamo che, anche perché negli ultimi anni c'è stata anche una convenzione tra la IA nazionale e le scuole per favorire insomma la frequenza da parte dei ragazzi dei corsi alberi, ma noi andiamo nelle scuole anche perché crediamo che lì insomma ci sia il materiale migliore al quale apprendere. Ecco. Quando inizierà il corso? Il corso inizierà orientativamente per i primi di novembre, appena avremo raccolto un numero di iscrizioni adeguato, finiamo gli incontri per la fine ottobre e iniziamo subito il corso. E quanto dura? Il corso dura un mese, sono 3 lezioni settimanali e alla termine insomma di queste lezioni faremo un esame finale. Allora, prima voi fate prima la teoria e poi la pratica ovviamente, ma ecco, tutte le domande vengono accolte, poi c'è la selezione. Se uno è bravo nella teoria, conosce tutto il regolamento, però poi a livello fisico non ce la fa, la vostra risposta qual è? Beh, diciamo che ci deve essere un minimo di predisposizione per fare l'arbitro di calcio, soprattutto diciamo dal primo impatto dal punto di vista fisico, perché poi magari vedere le capacità è più facile vederle magari in campo, però alcune predisposizioni fisiche magari le si possono intuire già dal primo incontro, anche dalla prima volta insomma che il ragazzo viene in sezione per iscriversi. Diciamo che le lezioni sono sì, prima c'è la teoria e poi c'è la pratica, però sono organizzate in maniera molto interattiva perché ci sono dei CD che ci vengono forniti proprio dall'AIA centrale e perciò ogni volta che si fa una parte di teoria ci sono sempre dei filmati che accompagnano queste lezioni, perciò sicuramente sono molto più, vanno ancora sempre più diretti a quello che è il ragazzo. I test che voi effettuate all'inizio di settembre, e noi siamo stati presenti anche questa volta, ecco, che valore date a questi test? Sono dei test praticamente che ci danno delle indicazioni importanti anche per iniziare la stagione, perché noi in base a quelle che sono le risultanze tecniche e atletiche facciamo le prime designazioni, perché vuol dire che vediamo i ragazzi, quelli che sono più in forma, che si sono preparati meglio durante l'estate, perciò sui quali possiamo fare subito affidamento. Non che gli altri non ne facciano affidamento, ma gli altri magari verranno dopo, perché è una selezione giusta, anche perché io credo che il test tecnico e atletico sia un criterio di oggettività dove tutti quanti partono dalle stesse condizioni, però poi in base a quello che è il lavoro svolto anche durante l'estate si hanno delle risultanze diverse. Quindi dura un mese il corso, quante lezioni? Tutti i giorni o che so, 8 volte alla settimana? No, faremo 3 lezioni settimanali, cioè diciamo per un totale di 12 lezioni, poi prima di fare l'esame finale faremo anche alcune lezioni di ripasso e orientativamente la settimana prima di Natale contiamo di fare gli esami per poi chiudere tutto e dare la possibilità a questi ragazzi già dopo un mese, massimo un mese e mezzo, di poter iniziare ad arbitrare. Ultima cosa, Alfredo, la regola o la cosa più difficile da imparare per quanto riguarda l'arbitraggio, qual è il fuorigioco o che cos'altro? Ma tu hai parlato del fuorigioco che in teoria è la regola più semplice, perché se andiamo a sfogliare il regolamento è quella che comporta magari meno concetti, ma è sicuramente la più difficile da applicare perché è quella che negli ultimi anni ha avuto le maggiori evoluzioni per favorire un gioco più spettacolare, un maggior numero di reti, perciò c'è un'interpretazione sempre più difficile. Le regole, diciamo che le regole sono tutte importanti, le 17 regole, però diciamo che chiaramente oltre a quella del fuorigioco c'è quella, la regola 12 di falli e comportamenti antisportivi e quella appunto che riguarda l'arbitro. Però noi, mi ricordo insomma che anche i presidenti insomma che hanno preceduto, anche quelli più anziani, dicevano che forse la regola più importante è quella che non è una regola scritta, e la 18ª regola è quella del buon senso, che credo che non guasti mai quando si arbitra una partita, ma credo che non guasti mai neanche nella vita di tutti i giorni, perciò aiuta sicuramente oltre che essere dei migliori arbitri anche essere delle migliori persone. E questo ragazzone che vedete qui vicino a me è di Capistrello, si chiama Gabriele Scatena, lui dopo Aleandro Di Paolo è la punta più importante di questa sezione. A proposito, so che ha incominciato in quarta serie, come stanno andando le cose? Ma sono agli scambi in interregionale, ho fatto la prima partita nel Lazio, è andata bene, speriamo di continuare così. Da quanti anni tu sei qui in sezione e da quanti anni hai cominciato a fare l'arbitro e perché hai incominciato a fare l'arbitro?
Allora, sono in sezione dal 2007, questo è per me il nono anno, è iniziato. Ho cominciato per gioco. Aleandro Di Paolo, mi ricordo, venne allo scientifico in un'ora di educazione fisica e ci ha proposto di entrare a far parte della famiglia arbitrale. Io per gioco ho iniziato, poi ho visto che era una passione che man mano che si andava avanti cresceva sempre di più e poi il gioco è diventato in una più dura competizione. A calcio ho provato perché nel mio paese a Capistrello ho dei parenti, tu conoscerai Clis Catena, e ho provato a giocare a calcio, ero scarsissimo. Infatti si dice che chi non è bravo a giocare a pallone poi alla fine deve fare per forza l'arbitro. Sempre così, senti un po' la partita che ricordi con maggior piacere e quella più difficile che ti è capitato di dover arbitrare? Allora, mi ricordo la partita più difficile 2 anni fa fu Rosetana-Montorio, un derby teramano molto sentito e uscirono 4 espulsi, quindi una partita molto tirata, quindi molto difficile. La partita che mi è piaciuta di più, che mi ricordo, è stata l'anno scorso la finale di Coppa Italia d'Eccellenza tra San Salvo e Renato Curi Angolana. C'era una bella cornice di pubblico e quindi è stata una bella emozione. Io so che tu sei fidanzato, voi dovete lasciare la famiglia, le fidanzate eccetera ogni fine settimana o quasi, uno sì uno no, per andare ad arbitrare. In famiglia sono sempre tutti d'accordo? Allora, in famiglia mi sostengono, quindi dai miei genitori che mi hanno seguito fin dalle prime partite di giovanissimi e juniores, e poi c'è anche la mia ragazza che mi sopporta, diciamo, perché il sabato sera per noi non esiste. Quindi per me, che ad esempio domenica prossima devo andare a fare Sessana Savoia, parto domani pomeriggio, dormirò lì e quindi per lei la vedrò domenica sera. Diciamo che la vita arbitrale è questa, coinvolge anche i familiari e bisogna accettarlo. Ci sono anche tante soddisfazioni. Sì, tantissime soddisfazioni, perché poi alla fine, come l'anno scorso quando sono stato promosso all'interregionale, lei era più contenta di me, e anche quando torno e la partita è andata così così, lei è molto più dispiaciuta di me, quindi soffriamo e gioiamo insieme. E chiudiamo questo servizio con due giovani, Agostino e Chiara, lei è nettamente più esperta. A proposito, da quanti anni? Sono da 10 anni che faccio l'arbitro, ho prima fatto l'arbitro a calcio a 11 fino alla categoria di promozione ed ora mi dedico a calcio a 5. In campo devo dire che quando ero più piccolina, diciamo, ho iniziato con molti genitori, comunque le parolacce si sentivano, anche i calciatori, invece poi salendo salendo comunque con le di categoria, sì, la differenza la noti, comunque a livello professionistico la noti, quindi comunque sono state meno le parolacce, diciamo, hanno più rispetto, molto più rispetto. Come soprattutto tu invece, Agostino, da quanti anni fai l'arbitro? Da 2 anni. Perché amo il calcio, ma diciamo scarse capacità tecniche. Ho provato a scendere in campo in veste di arbitro e mi è piaciuto da subito. Anzi, più passa il tempo, più acquisisco esperienza, più penso che questa sia la strada giusta per me. Dove vuoi arrivare? Dove mi portano le gambe e la testa. Spero più in alto possibile. Ed eccoci al momento dei saluti. Intanto vi ricordiamo che lunedì, quindi il 12 di ottobre, l'Avezzano giocherà sul campo del Monticelli, inizio partita ore 15. Vi proporremo il servizio forse nel telegiornale di lunedì stesso, se faremo in tempo, tutt'al più martedì. Invece domenica prossima l'Avezzano tornerà a giocare allo stadio di Marzi, in quella circostanza ospiterà il Forte Campobasso. Invece per quanto riguarda il campionato di eccellenza c'è il derby tanto atteso fra Paterno e Capistrello e poi l'impegno esterno del Celano sul campo della Val di Sangro. E con questo, cari amici, è tutto anche per questa puntata, grazie come sempre per la cortese attenzione, ci vediamo domenica prossima.